Ci occupiamo oggi di risolvere alcuni esercizi che riguardano il campo elettrico e il potenziale. Il primo che andiamo ad affrontare riguarda il campo elettrico generato da una particolare distribuzione di carica. Abbiamo un filo rettilineo infinito, uniformemente carico positivamente, che è in grado di provocare un'accelerazione di 1,23 per 10 alla 35 metri su secondi al quadrato su un elettrone che si trova a una distanza di 12,0 cm dal filo. Vogliamo calcolare la densità lineare di carica sul filo, e poi il flusso del campo elettrico attraverso una superficie cilindrica con asse di simmetria sul filo carico e di altezza pari a 40 cm. Per risolvere questo esercizio dobbiamo richiamare la procedura per calcolare il campo elettrico generato da un filo rettilineo infinito. È chiaro che si tratta di un'ipotesi approssimata che consente di calcolare il campo elettrico generato da un filo a condizione che il punto in cui andiamo a calcolare il campo elettrico, supponiamo un punto P posto a distanza d dal filo, abbia una distanza che sia molto minore della reale lunghezza del filo. Quindi il filo nella realtà poi avrà una sua lunghezza, non esiste una distribuzione infinita di carica, però possiamo lavorare come se la distribuzione fosse infinita a condizione che la distanza d che andiamo a considerare sia piccola rispetto alla lunghezza reale del filo. A questo punto, vista la natura particolarmente simmetrica di questa distribuzione di carica, possiamo utilizzare il teorema di Gauss a condizione di scegliere una superficie chiusa che abbia le stesse caratteristiche di simmetria di questa distribuzione di carica. Utilizziamo una superficie cilindrica che abbia come asse di simmetria il filo stesso. Quindi prendiamo un cilindro che abbia l'asse di simmetria coincidente col filo e raggio di base pari alla distanza d del punto P nel quale dobbiamo calcolare il campo. Ok, scelta la superficie chiusa attraverso la quale calcolare il flusso del campo elettrico, vediamo come applicare il teorema di Gauss. Il flusso attraverso questa superficie può essere calcolato attraverso due procedure. La prima applicando direttamente la definizione di flusso del campo elettrico. Per fare questo dovremmo avere un'idea di qual è la geometria del campo. Per ragioni di simmetria è abbastanza facile immaginare che il campo elettrico debba avere una distribuzione di tipo radiale, quindi le linee di forza dovrebbero essere linee che partono dal filo e si distribuiscono radialmente in questo modo. Questo vale ovviamente per qualunque linea che parte da un punto scelto arbitrariamente sul filo stesso, quindi partiamo da qui, abbiamo altre linee di forza simili, tutte che partono dal filo. Per semplificare il disegno, evitiamo di disegnarle tutte e tracciamo soltanto, per il momento, il campo elettrico in corrispondenza del punto P, poi lo andiamo disegnando dove ci serve man mano che calcoliamo il flusso. Quindi abbiamo un campo elettrico nel punto P che è orientato in questo modo. Se facciamo l'ipotesi per il momento che la distribuzione di carica sul filo sia positiva, il campo è orientato con verso uscente rispetto al filo. C'è da considerare una cosa, proprio per la simmetria del sistema, se noi andiamo a disegnare il campo in qualunque altro punto che abbia la distanza d dal filo, per esempio qui, abbiamo un campo elettrico sempre orientato radialmente e con la stessa intensità. Quindi qua abbiamo un campo, per esempio E', i due campi hanno versi, cioè hanno direzioni diverse, ma sicuramente il modulo coincide. Quindi E non è uguale ad E', ma il modulo di E coincide con il modulo di E'. Quindi i due campi hanno la stessa intensità. E questo vale per tutti i punti che hanno la stessa distanza d dal filo. Questo fa sì che il campo, elettrico possa essere introdotto nel calcolo del flusso semplicemente come modulo, e con lo stesso valore in tutti i punti. Per cui il flusso del campo elettrico attraverso la definizione riguardante la superficie laterale del cilindro può essere calcolato in questo modo. Flusso del campo elettrico uguale
l'estensione della superficie laterale del cilindro per l'intensità del campo presente sui punti della superficie laterale. Non c'è bisogno di mettere il prodotto scalare in quanto in ogni punto il vettore superficie, che dovremmo disegnare per esempio nel punto P, è diretto radialmente, esattamente come il campo elettrico, per cui il vettore superficie e il vettore campo elettrico sono paralleli fra di loro, per cui nel momento in cui si va ad eseguire il prodotto scalare delta S per E, basta moltiplicare semplicemente i moduli. Ne segue che il flusso del campo elettrico è semplicemente l'estensione di tutta la superficie laterale del cilindro per l'intensità del campo elettrico. C'è da chiedersi, c'è un contributo al flusso dovuto alla superficie superiore del cilindro o alla superficie inferiore, che qui andiamo ad evidenziare tratteggiando la parte non visibile. Questa parte della superficie del cilindro potrebbe avere un contributo, potrebbe dare un contributo per quanto riguarda il flusso, però c'è da considerare una cosa. Nei punti di queste superfici inferiore e superiore del cilindro, superfici di base, il campo elettrico è diretto sempre perpendicolarmente al filo in ogni punto. Di conseguenza, se noi andiamo a vedere come è orientato il vettore superficie, ci troviamo con un vettore superficie ovviamente perpendicolare alla superficie stessa, che è anche perpendicolare alla direzione del campo elettrico. Quindi i due vettori, superficie e campo elettrico, formano un angolo di 90 gradi. E quando il vettore superficie e il vettore campo elettrico formano un angolo di 90 gradi, il flusso è nullo. Per cui l'unico contributo al flusso del campo elettrico attraverso questo cilindro è quello che abbiamo evidenziato qui, cioè quello dovuto alla superficie laterale del cilindro. Per calcolarlo adesso vediamo come si calcola la superficie laterale del cilindro. Abbiamo il perimetro di base, che è quello di il perimetro di un cerchio, quindi la lunghezza di una circonferenza, per l'intensità del campo, e poi moltiplicato per l'altezza del cilindro. Supponiamo che il cilindro abbia un'altezza h, ritroviamo con il flusso del campo elettrico attraverso la superficie laterale, che è dato da 2π greco per la distanza del punto P dal filo per l'intensità del campo. Se vogliamo adesso calcolare lo stesso flusso, perché qui non possiamo numericamente calcolare il flusso in quanto ci manca il valore dell'incognita campo elettrico, per calcolare lo stesso flusso attraverso il teorema di Gauss dobbiamo sapere quant'è il valore della carica elettrica contenuta all'interno della superficie cilindrica. La carica è quella presente sul filo rettilineo, cioè su questo asse qui, però non tutta la carica, perché questa sarebbe infinita, visto che il filo ha per ipotesi lunghezza infinita. Nel teorema di Gauss si sa che è importante soltanto la carica contenuta all'interno della superficie, quindi soltanto la parte di carica che è compresa tra la superficie di base superiore e la superficie di base inferiore. Quindi la carica presente in un tratto della distribuzione di carica di lunghezza pari ad h, cioè l'altezza del cilindro. Se allora lambda è la distribuzione, è la densità lineare di carica sul filo, cioè quella che di fatto stiamo cercando poi nell'esercizio, possiamo calcolare la carica presente sul filo in questo modo. Uguale densità lineare di carica moltiplicato la lunghezza del tratto di filo interessato, cioè l'altezza h del cilindro. Di conseguenza il flusso del campo elettrico attraverso la superficie laterale del cilindro, la superficie totale del cilindro, è pari, in base al teorema di Gauss, alla carica fratto epsilon con 0, la costante dielettrica nel vuoto, nell'ipotesi che ci sia il vuoto chiaramente. Al posto della carica Q mettiamo la densità lineare di carica moltiplicato l'altezza h del cilindro diviso epsilon con 0. Adesso andiamo a riprendere un attimo l'espressione precedente per il flusso, cioè questa. Poiché si tratta dello stesso flusso, l'espressione 2π greco d per E per il flusso può essere tranquillamente considerata uguale all'espressione λh fratto epsilon con 0, in quanto rappresentano lo stesso flusso. Per
qui possiamo scrivere che 2 pi greco per d per e è uguale a lambda h fratto epsilon con 0. In questa equazione 2 pi greco la distanza d, la densità lineare di carica, l'altezza h ed epsilon con 0 si può supporre che siano grandezze note quando stiamo cercando l'intensità del campo elettrico. Per cui l'intensità del campo può essere calcolata risolvendo rispetto ad E. Ovviamente 2π greco d che si trova a moltiplicare se ne va a dividere e otteniamo E uguale lambda h fratto 2π greco. Scusate, c'è un errore nelle espressioni che abbiamo scritto. Abbiamo dimenticato nel calcolare la superficie laterale del cilindro di moltiplicare per l'altezza h, che quindi compare anche qui. E allora anche l'altezza h ovviamente va a dividere, per cui ci ritroviamo con lambda h fratto 2 pi greco d per h per epsilon con 0. Possiamo subito notare che così l'altezza h del cilindro diventa irrilevante in quanto è presente sia al numeratore che al denominatore e l'intensità del campo elettrico è data da lambda fratto 2 pi greco epsilon con 0 per 1 su d. Vediamo quindi che il campo è inversamente proporzionale alla distanza dal filo. Questo risultato, che è un risultato teorico, possiamo utilizzarlo per risolvere l'esercizio proposto. Andiamo a rivedere un attimo il testo dell'esercizio. Un filo rettilineo infinito, uniformemente carico positivamente, è in grado di provocare un'accelerazione di 1,23 per 10 alla 35 metri su secondi al quadrato su un elettrone che si trova ad una distanza di 12,0 cm dal filo. Torniamo all'esercizio. Quindi le ipotesi che abbiamo nel seguente esercizio sono che stia passando un elettrone, quindi abbiamo una distanza d che è stata data ad un valore di 12,0 cm, la carica che sta passando vicino al filo è un elettrone, quindi abbiamo una carica elettrica pari a meno E, la carica elementare, quindi meno 1,602 per 10 alla meno 19 coulomb. Non conosciamo invece la densità lineare di carica sul filo, lambda, è quella che stiamo cercando. Se abbiamo come incognita sia lambda che E, è chiaro che ci troviamo un attimo in difficoltà, però è anche vero, se andiamo a rivedere un attimo il testo dell'esercizio, che conosciamo l'accelerazione che il campo elettrico provoca su questo elettrone. Di conseguenza, possiamo utilizzare questa informazione per ricavare l'intensità del campo. Precisamente noi sappiamo dalla seconda legge della dinamica che l'accelerazione è data dalla forza diviso la massa. In questo caso la forza è la forza elettrica agente sull'elettrone e la massa è la massa dell'elettrone. La forza elettrica è data dalla carica, lavorando per moduli. Possiamo evitare di mettere il segno meno, quindi mettiamo direttamente la carica elementare per l'intensità del campo elettrico diviso la massa dell'elettrone. L'informazione che ci dà il testo dell'esercizio è A. Poiché conosciamo tanto la massa dell'elettrone quanto la carica elettrica, sono dati conosciuti, possiamo ricavare in questo modo l'intensità del campo elettrico. Densità del campo, invertendo questa espressione, risulta uguale all'accelerazione per la massa dell'elettrone fratto la carica elettrica, cioè sostanzialmente la forza elettrica, accelerazione per massa, come ci dice la seconda legge della dinamica, diviso la carica, come prevede la definizione di campo elettrico. Quindi in questo modo è possibile avere l'intensità del campo. D'altro canto, l'intensità del campo ci permette attraverso questa equazione di andare a ricavare la densità di carica sul filo, invertendo la formula per il calcolo del campo elettrico. Quindi prendiamo un attimo a prestito questa formula. Ecco Ricaviamo da questa formula lambda. Scrivendo al posto del primo membro il secondo e viceversa, abbiamo lambda fratto 2π greca epsilon con 0 per 1 su d uguale e, quindi ancora lambda uguale e per 2π greca epsilon con 0 per d.
possiamo sostituire questa espressione. Quella del campo elettrico nella formula per calcolare lambda. Quindi abbiamo lambda uguale a per m con e fratto e che è il campo elettrico e poi 2 pi greca epsilon con 0 per d. A questo punto basta sostituire i numeri che sono presenti nell'esercizio. Conosciamo l'accelerazione che è data nel testo dell'esercizio, la massa dell'elettrone è nota, la carica dell'elettrone è nota, o meglio la carica elementare, è conosciuta anche la costante dielettrica relativa e conosciamo la distanza. Si lascia quindi a chi sta svolgendo l'esercizio l'onere di sostituire i numeri e completare il calcolo. Vediamo invece la seconda parte dell'esercizio. Calcola il flusso del campo elettrico attraverso una superficie cilindrica con asse di simmetria sul filo carico e di altezza pari a 40 cm. Si tratta ovviamente di un cilindro come quello che abbiamo disegnato qui. È un cilindro che ha asse di simmetria coincidente con il filo e altezza pari a 40 cm. Praticamente stiamo dando un valore all'altezza h e una volta che abbiamo la densità lineare di carica, sappiamo anche quanta carica c'è in questo cilindro. Quindi una volta che possediamo il valore della densità lineare, basta semplicemente moltiplicare questa densità lineare per l'altezza del cilindro e otteniamo la carica. E poi si prosegue a calcolare il flusso del campo elettrico come prima applicando il teorema di Gauss, Q fratto epsilon con 0. Anche qui lascio a voi, completare i calcoli.